Si diventa cristiani e ci si converte a Cristo nella misura in cui prendiamo coscienza della nostra condizione di peccatori. Gesù ha detto di essere venuto non per i giusti, ma per i peccatori. Così ha spiegato il cardinale Caffara nell'omelia di mercoledì scorso il rito dell'imposizione delle ceneri, che la liturgia ha posto all'inizio del cammino quaresimale. Una solenne e austera celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo ha visto la partecipazione di centinaia di fedeli in cattedrale, accompagnati nella preghiera dal coro dei giovani di Comunione e Liberazione. Risuona nelle nostre orecchie, e Dio voglia anche nei nostri cuori, una buona notizia. La comunica San Paolo. Vi supplichiamo, dice, in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. La buona notizia dunque è che Dio desidera riconciliarsi con noi. La grazia del Signore ci precede, ci accompagna e ci segue, ha spiegato ancora il cardinale ai fedeli presenti. Tre i comportamenti che ci guidano alla riconciliazione con Dio: l'elemosina, la preghiera e il digiuno. Dunque, fratelli e sorelle, la strada è aperta. Ora iniziamo un cammino di vera conversione, come la Chiesa ci ha fatto pregare all'inizio. Un cammino di vera conversione per affrontare vittoriosamente, con le armi della penitenza, il combattimento contro lo spirito del male. L'origine del mercoledì delle ceneri è da ricercare nell'antica prassi penitenziale, differente da quella attuale. La celebrazione delle ceneri segnava infatti l'inizio della penitenza pubblica dei fedeli, che sarebbero poi stati assolti dai loro peccati la mattina del Giovedì Santo. Nel tempo il gesto dell'imposizione delle ceneri si estese a tutti i fedeli e la riforma liturgica ha ritenuto opportuno conservare l'importanza di questo segno.